Buongiorno a tutti e ben ritrovati in questo martedì 4 aprile in cui, come di consueto, vi diamo il buongiorno andando a dare uno sguardo a quelle che sono le prime pagine dei quotidiani nazionali e regionali. Sono diverse le notizie che aprono nella giornata di oggi i quotidiani. Sicuramente c'è in tutti i quotidiani anche il Fedriga bis, infatti lo andremo a vedere. Altra notizia del giorno è quella legata al PNRR. E poi in campo internazionale vediamo anche un po' che cosa succede negli Stati Uniti, guardando un po' anche la prima pagina di ANSA, come di consueto, dove il titolo centrale è dedicato all'udienza in tribunale che riguarda Trump e l'ora della verità. I capi d'accusa sono 34. Sarà il primo ex presidente americano a finire sotto inchiesta penale. Ok, del giudice ai fotografi in aula per immagini prima dell'udienza, ma niente telecamere. Così titola ANSA in questa notizia che riporta in primo piano appunto l'ex presidente degli Stati Uniti. Passiamo invece adesso a dare uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani nazionali, partendo come sempre dal Corriere della Sera, che, come dicevamo, apre con il PNRR. Scontro sul PNRR, non si rinuncia a parte dei fondi. La Premier su Via Rasella, caso chiuso, polemica sui licei. Meloni boccia l'ipotesi leghista, il PD è caos. Così il titolo principale del Corriere della Sera, che riporta anche le regionali, i risultati in Friuli Venezia Giulia. Fedriga vince col 64% e doppia PD e Movimento 5 Stelle. La Lega supera Fratelli d'Italia. Così il Corriere della Sera. Passiamo ora invece a Repubblica, dove anche qua il titolo centrale, il titolo principale dedicato al PNRR, Rissa, Meloni, Lega. Il capogruppo del Carroccio, rinunciamo a parte dei fondi dell'Unione Europea, la Presidente del Consiglio replica, non esiste. Ferrovie, dottorati di ricerca e riforestazione, ecco i tagli allo studio. Orlando, cercano solo di dare la colpa a Draghi. E poi, anche qua, sottotitolo, troviamo la notizia del Friuli Venezia Giulia con l'exploit di Fedriga. Fratelli d'Italia raggiunge la lista di Salvini. Continuiamo con le prime pagine dei quotidiani nazionali, passando per il Manifesto, dove il titolo principale riporta la parola fiasco, con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni: non prendo in considerazione l'ipotesi di perdere risorse del PNRR, dice Meloni, dal Vinitaly. Ecco perché la foto con un calice. La Lega non è d'accordo, meglio rinunciare a qualche fondo. Palazzo Chigi, non siamo ancora a quel punto, ma il governo è in super ritardo. Massimo allarme al Quirinale. Così il manifesto, che riporta anche in taglio basso i risultati. In Friuli Venezia Giulia, Fedriga fa il bis, giallorossi sotto il 30%. Ecco qui, così anche il manifesto. Passiamo al foglio. Diamo uno sguardo di spalla, come sempre in questo quotidiano. Mattarella infastidito, non sono il capo dell'opposizione, anche il Quirinale trascinato nella grana dei fondi che agita il governo Meloni e la Lega spariglia. E poi, passando invece alla colonna centrale, si scrive vino, si regge realtà, esattamente come la foto precedente che veniva riportata. Giorgia Meloni al Vinitaly, immigrazione, mercato, Europa al Vinitaly, Meloni scopre che il suo governo, per tutelare davvero il Made in Italy, deve combattere alcune sgrammaticature della destra, ben più gravi delle parole di La Russa. Continuiamo
Continuiamo con la nostra rassegna stampa, dando uno sguardo anche a Libero, che titola Che ridere, altro che Schlein, PD sotto di 35 punti, in Friuli stravince il centrodestra. Questa è la notizia del giorno che viene riportata dal quotidiano Libero. Andiamo avanti, passando per la verità. Sulla salute siamo fermi a Speranza. Tutti coloro che hanno gestito male la fase Covid sono al loro posto, a cominciare dal capo Brusaferro. Nulla per le vittime degli effetti avversi dei vaccini, silenzio sugli organici di ospedali e medici di base, nessuna spinta per la commissione di inchiesta. È ora che il ministro Schillaci si dia una mossa. Così, il titolo centrale di questo quotidiano. Ma poi di spalla troviamo anche qua la notizia che riguarda il Friuli Venezia Giulia. Effetto Schlein, il centrodestra stravince, anche Calenda travolto. E poi vediamo nella parte centrale del quotidiano le assicurazioni. Adoperano già la IA, scansioni ai volti, pagheremo di più. Proseguiamo con il giornale, con il titolo anche qua dedicato al centrodestra che vince ancora una volta in Friuli Venezia Giulia, il tocco magico di Elli, la sinistra perde ancora. Plebiscito per Fedriga, 64%, ho governato bene. La Schlein fa peggio del PD di Letta, Grillini quasi scomparsi, terzo polo battuto pure dai No Vax. E poi, titolo più in basso, Governo contro la Lega, non rinunciamo al PNRR. Continuiamo la nostra rassegna stampa, dando uno sguardo proprio al quotidiano La Stampa. Anche qua, titolo principale dedicato al PNRR. Il governo sbanda, Meloni assolve la russa. La Lega, valutiamo di ridurre il prestito europeo. Palazzo Chigi non è sul tavolo. E poi di spalla sinistra, ecco qua, in Friuli, valanga Fedriga, oscurati Lega e Fratelli d'Italia, sparisce il terzo polo, superato dai Novax. Così anche La Stampa che titola. Anche facendo un riferimento alle elezioni in Friuli Venezia Giulia. Passiamo al Fatto Quotidiano, dove nella fotonotizia troviamo le braccia rubate all'agricoltura. Made in Italy, schiavi italiani anziché migranti, e poi sotto le parole della Meloni. Alvini Italy sfilano i ministri e lanciano la scuola al servizio della Confindustria. La CGIL è caporalato. Questo il commento. Proseguiamo con la nostra rassegna stampa, dove diamo uno sguardo anche all'identità che fa questo gioco di parole utilizzando le iniziali della nostra regione, Friuli Venezia Giulia, Fedriga Venezia Giorgia. La Lega, il vero vincitore, Max sfonda, Meloni frena, si apre la resa dei conti. Anche sotto, euro virata a destra. Questo per quanto riguarda il voto in Finlandia. Poi in taglio alto, la politica della laicrazia. Meloni.it, la premier social, ecco perché la leader Fratelli d'Italia vince anche sul digitale e per gli analisti è diventata la regina della rete. Così l'identità. Andiamo a dare uno sguardo anche alla prima pagina del Gazzettino. Fedriga stravince, flop a sinistra. Così titola il Gazzettino con le regionali in Friuli Venezia Giulia, il presidente al 64% e
e la sua lista al 17,5%. Lega primo partito 19% davanti a Fratelli d'Italia con il 18%. Il centro-sinistra si ferma al 28%, niente effetto Schlein per il PD, tonfo il Movimento 5 Stelle fuori dal Consiglio di Terzo Polo. Così il titolo principale del Gazzettino, dove sotto si riporta anche la notizia, no, di riferimento rispetto a questo liceo Made in Italy, l'ipotesi di Giorgia Meloni, che ieri al Vinitaly ha trascorso 7 ore tra gli stand. Non potevo mancare a questa 55esima edizione, ha detto la Premier, che ha anche annunciato un disegno di legge per far nascere il liceo del Made in Italy. Passiamo ora, prima di continuare la nostra rassegna stampa, dando uno sguardo alle pagine dei quotidiani locali, anche al Sole 24 Ore, che parla di energia e dello scontro sulle rinnovabili. La scelta del governatore blocca 667 richieste di nuove connessioni. I ritardi italiani, allacciati meno della metà degli impianti in rinnovabili. Così il Sole 24 Ore. Taglio basso, troviamo un'altra notizia. Eurovita dalle banche 2 miliardi per gestire le domande di riscatto. Ed ora passiamo ai quotidiani locali, partendo come sempre dal Messaggero Veneto. Andiamo a vedere la prima pagina del quotidiano, dove senza sorprese troviamo la notizia di Fedriga e del suo bis. Fedriga raddoppia, il presidente uscente al 64,2%, Morettuzzo al 28,3%. Insieme Liberi supera il terzo polo. Questo per quanto riguarda le elezioni amministrative in Friuli Venezia Giulia, dove abbiamo avuto già un ampio accenno a quanto accaduto anche nei quotidiani nazionali. E poi c'è il ballottaggio nella provincia di Udine tra Fontanini e De Toni. Infatti andiamo a vedere anche la pagina dedicata a Udine per vedere proprio che la notizia principale rispetto alla città di Udine è proprio quella dedicata al ballottaggio. Si va al ballottaggio, il prossimo sindaco si decide fra 2 settimane. A Fontanini il 47% delle preferenze, a De Toni il 39%. Quindi si ritornerà al voto. Ed ora passiamo al Messaggero, edizione di Pordenone. Anche qua, come sempre, diamo uno sguardo alla prima pagina molto rapida perché, come vedete, scusate, è praticamente identica alla precedente, però ovviamente qui c'è il focus dedicato invece a Pordenone, alla provincia, con Spagnol a Valanga a Sacile e invece appunto anche qua. Di spalla a Udine si va al ballottaggio tra Fontanini e De Toni. Diamo anche uno sguardo alla pagina di Pordenone per completezza, dove si riportano le notizie dei controlli in via del Bersagliere, trovati i pendolari dei rifiuti. Risiedono in città, in una zona diversa da quelli dell'abbandono delle immondizie. L'AGEA sa chi da esporre solo dopo le 19:30 della sera che precede la raccolta. Così il Messaggero, edizione di Pordenone. Passiamo ora al Piccolo di Trieste, dove anche qua il titolo principale è dedicato a Fedriga II. Regionali 2023, il governatore rieletto con il 64%, Lega prima, Morettuzzo al 28%. Continuiamo con il Gazzettino, Friuli Venezia Giulia, anche qua, come abbiamo già visto nell'edizione della Venezia Mestre, Fedriga stravince, floppa a sinistra, lo stesso titolone.
che si riporta, la prima pagina è praticamente identica alla precedente che abbiamo visto. L'unica notizia che riguarda la città di Udine è qui in taglio alto con l'allarme per l'acqua gialla dopo il rogo. Continuiamo con il Corriere del Veneto. Ecco qui, troviamo la prima pagina con Lega Fratelli d'Italia, Meloni, archivia le liti, alleanza solida in Veneto, governiamo insieme e bene. La tregua, l'incontro con Zaia. Il Premier al Vinitaly, visita di 6 ore per sostenere le bottiglie italiane, bagno di folla con selfie e applausi tra gli stand. Questo è quanto è successo ieri al Vinitaly. Ed ora passiamo alle prime pagine sportive. Come di consueto, apriamo anche la pagina dedicata allo sport con la Gazzetta dello Sport, dato che questa sera ci sono già gli appuntamenti con la Coppa Italia. Juve e Inter non finisce mai sotto a chi coppa. Andata a semifinale, questa sera alle ore 21, Allegri insegue un trofeo, Inzaghi invece rischia la panchina. Così la Gazzetta dello Sport che riporta ancora una volta il grande risultato del Milan al Maradona. Ora i rossoneri ci credono anche in Champions. Milan, gran finale, Super Leao, tattica e testa, nulla è impossibile. E qui di spalla ovviamente c'è Spalletti che studia la rivincita, ma scoppia il caso tifosi. Siamo al taglio basso dove viene riportato anche l'intervista a Bezzecchi, così Valentino mi ha portato in testa. Continuiamo con le prime pagine dei quotidiani sportivi, passando per il Corriere dello Sport, con anche qua il remind della semifinale d'andata di Coppa Italia tra Juve e Inter. Inzaghi, c'è poco da stare allegri. Coppa Italia, stasera Max può decidere il futuro di Simone. E poi nella fotonotizia troviamo Spalletti che sveglia il Napoli. Confronto di mezz'ora dopo il crollo con il Milan. E poi anche le parole del capo della UEFA con Ceferin che lancia altre accuse. La Juve ha sbagliato. A giorni dovrebbe esserci la sentenza. Mourinho, Dybala, destini legati. José e Paolo aspettano un segnale dai Fredkin. La fiducia della proprietà nei confronti del tecnico è intatta anche se a Natale. È già slittato un incontro. E poi anche i due posticipi con l'Empoli che passa contro il Lecce, ci pensa Caputo, invece Sanabria che salva il Toro, finisce 1-1 tra Sassuolo e Torino. Passiamo a tutto sport ora con, anche qua si parla della vendetta di Ceferin, il presidente UEFA, la Juve ha falsificato i bilanci, il Barça ha corrotto un capo degli arbitri, vediamo se anche il Real. Continuiamo con la fotonotizia al centro dove troviamo Vlahovic e una sua esultanza. Coppa Italia andata a semifinali tra Juve e Inter questa sera alle ore 21. Bernardeschi, vai Vlahovic, il futuro è tuo. Esclusiva con l'ex bianconero, ex viola come Dujan. È un salto difficile, ma vedrete. Viva i giovani e il DNA e Juve in Champions anche con meno 15. Poi si parla di scadenze, di rinnovi di contratto, qui di spalla, scade nel 2024, si pensa al rinnovo di Bastoni, lo sguardo della Juve e attenzione a Inzaghi perché traballa, occhio Inter, l'Arsenal ora pensa a De Zerbi. Andiamo nell'altra spalla, invece nella spalla sinistra è tornato Meravigliao.
Leao da blindare, il Milan ha il piano. La società punta a un rinnovo breve, 2-3 stagioni, con un ingaggio da 7,5 milioni. E anche l'Apo si esalta. E poi il Napoli, dall'altra parte, non solo il pesante KO, gestacci, tensioni. Il Napoli è inquieto. Politano contro i tifosi rossoneri e la contestazione alle Laurentiis si divide. Per la Champions si cambia. E così abbiamo visto le prime pagine dei principali quotidiani, anzi di tutti i quotidiani sportivi. Passiamo ora invece a dare uno sguardo alle pagine dedicate allo sport del Gazzettino. Ecco qua dove troviamo un approfondimento a cura di Guido Gomirato sull'Udinese. Come di consueto, Udinese mai così male, solo Beto si è salvato. La giornata nera di Samardžić, Tovone e Pereira, obbligo di riscatto con il Monza. L'ottavo posto rimane possibile, ma serve l'atteggiamento da squadra vera. Ed è così che titola Guido Gomirato nel suo pezzo sul Gazzettino. E poi passiamo anche al Pordenone con i neroverdi. L'obiettivo da non fallire diventa il secondo posto. Queste le parole di Lovisa, parte Burrai, manca la personalità, serve l'effetto Tognon. Taglio basso, troviamo invece un pezzo di approfondimento su Abancuò che ha avuto l'esordio nella partita contro il Bologna, nel pezzo di Stefano Giovanpietro, l'approfondimento per Abancuò, come dicevamo, che debutta citando il profeta. E allora andiamo a dare uno sguardo anche a un servizio che ha commentato quella che è stata la sconfitta per 3-0 al Dallara. Ora bisognerà rimettersi in sesto. Andiamo a guardare il servizio e poi ritorniamo con la nostra rassegna stampa. Il day after è un giorno amaro per l'Udinese che nella gara più importante, nello spareggio decisivo per lanciarsi all'assalto della zona europea, crolla in quel di Bologna senza se e senza ma. Certo, gli alibi oggettivamente possono esserci come, viste le tantissime assenze alle quali si è aggiunta in extremis anche quella di Isaac Success, ma non possono bastare per giustificare una prova senza mordente da parte della compagine bianconera. Se la conclusione di Posch con mezza responsabilità di Silvestri è il classico gol della domenica, le altre reti subite potevano essere evitate con maggiore grinta. E attenzione, quella grinta e quella tensione che si erano viste nelle ultime uscite e che al Dallara non si sono mai palesate. È certamente vero che i rossoblù hanno trovato 3 gol in altrettanti tiri con una realizzazione che al minuto 50 era del 100%, cosa abbastanza incredibile, ma la sensazione che si è avuta fin dall'avvio è che è stata quella di una squadra che con troppa facilità è andata incontro alla sconfitta e con troppa arrendevolezza ha accettato questo KO. Che è un KO pesante per gli sviluppi di una classifica che adesso vedi i bianconeri scivolare lontano da quell'ottavo posto che è l'obiettivo stagionale e che rischia di avere ripercussioni sul finale di campionato, che invece con una vittoria sarebbe stato entusiasmante. Era la classica partita spartiacque, la classica partita che valeva doppio. L'Udinese ha fallito completamente questa occasione. Poi è vero, Pereira e compagni hanno provato a giocare creando anche dei pericoli con Zegela e Rebeto, ma senza mai dare la sensazione di poter rientrare in corsa. Da analizzare anche la prova opaca di una Florian Thauvin completamente involuto e in difficoltà in un ruolo centrale dove non può partire da destra per accentrarsi come ama fare. Anche Deulofeu al primo anno aveva avuto difficoltà simili, ma da un campione del mondo ci si aspetterebbe ben altro, almeno dal punto di vista della leadership, quella leadership che è sembrata mancare a tutti e che invece per assurdo ha avuto Simone Pafundi, senza dubbio l'unica notizia positiva del KO in terra bolognese. Certo, non c'era nulla da perdere. Ma il folletto classe 2006, quando è entrato, ha dimostrato ancora una volta di avere colpi da campione. Forse da qui alla fine, per ritrovare entusiasmo, si può davvero contare anche su di lui. Intanto all'orizzonte c'è la sfida col Monza da vincere per trascorrere una Pasqua serena. Continuiamo a parlare di Udinese andando a dare uno sguardo invece alle pagine dedicate allo sport del Messaggero Veneto. Udinese, ora sei tra le seconde 10.
Così il Messaggero Veneto, portando anche i risultati di posticipi di ieri, il Torino pareggia con il Sassuolo, aggancia i bianconeri, ma è davanti in classifica grazie agli scontri diretti a favore. C'è la necessità di vincere in casa con Monza e Cremonese, che saranno appunto le prossime sfide tra le mura amiche per l'Udinese. Ne parleremo questo pomeriggio a Pomeriggio Calcio. E poi le riflessioni sulla sconfitta di Bologna in vista di una pronta risposta con il Monza senza lo squalificato Pereira e sperando di riavere success. Il peso delle tre reti di Bologna, le altre volte un gol era arrivato. Così il Messaggero Veneto sulla pagina dedicata all'Udinese. Invece qua quelle che sono le ultime per il basket con i progressi della PU, sempre più evidenti, ma serve pure Gentile. Bonaldi è una certezza, Palumbo ed Esposito in crescita e per ora senza l'ala casertana il gioco risulta più fluido. Passiamo invece in casa Gesteco con i numeri che stanno lievitando nel momento più importante. Allora, come di consueto, anche noi ci occupiamo sempre delle due compagini di basket della nostra regione, andiamo a vedere il servizio. Il girone blu inizia nel migliore dei modi per le due friulane, brave a ottenere due vittorie pesanti, anche se diverse nel loro svolgimento. Non c'è quasi mai partita tra la Web Gesteco Cividale e l'Urania Milano, spazzata via con un perentorio più 27 a firma soprattutto di Dalton Pepper e Lucio Redivo, in grado di mettere a referto 44 punti in due, praticamente la metà del bottino complessivo di 89 della squadra ducale. Deve soffrire molto di più Udine, che però fa vedere tutto il popolo bianconero di essere una squadra ritrovata, capace di non mollare mai, nemmeno di fronte alla salita più impervia. L'inizio di gara al Carnera era stato un incubo con l'Assigeco Piacenza, 0 punti in dote nel girone blu, partita con 11-0 di parziale. La squadra di coach Finetti è andata poi sempre a sprazzi, pescando giocate dei suoi notevoli singoli, con Gaspardo ancora ai box, e quindi tra una giocata sotto canestro di Pellegrino, un jumper di Gentile, una tripla di Brisco, la più è rimasta sostanzialmente a contatto, fino a mettere la testa avanti sul 37-36. Poi però semi-blackout e Piacenza, priva del suo faro Sabatini, e pur con qualche acciacco importante su tutti, quello dell'americano Cameron McGusty, è riuscita a fuggire più volte ben oltre la doppia cifra di vantaggio. Grazie alla solidità del friulano Pascolo, è una gara ispirata dai vari Gaich, Miaschi e soprattutto Cesana. E quando il gioco si fa duro, Brisco comincia a giocare. Lo USA ex NBA si allaccia le scarpe, comincia a far impazzire la difesa di coach Salieri a ogni possesso. Gioco interno, esterno, triple fuori ritmo, tutto il necessario per riaccendere la miccia. Il Carnera si rianima e Monaldi e Cusin gli garantiscono quel supporto, insieme anche a Palumbo, recuperato in extremis, per erodere tutto il vantaggio degli ospiti, fino a chiudere addirittura sul più 10. Il 32-12 dell'ultimo parziale impone all'Assigeco una sconfitta anche troppo larga per quanto vista sul campo. Pascolo e compagni restano a 0, mentre Udine aggancia Milano, prossima avversaria, a 6. In vetta si trova invece Cividale, 8 punti, in coppia con la Torino di Franco Ciani, scontro diretto sabato in Piemonte. Vediamo anche altre notizie dedicate ad altri sport che riporta il Messaggero Veneto. Partiamo con il tennis, con Sinner numero 8 a Pasquetta e ora arriva la Terra Rossa. Passando poi per la MotoGP, Bezzecchi, la nuova star nel segno della VR46, Valentino Rossi. E poi l'NBA con Miami che supera Dallas, Clippers KO con i Pelicans, ciclismo, Giro dei Paesi Baschi, prima tappa a Aiter. Ultima pagina della nostra rassegna stampa, parliamo anche di volley, della serie A2 femminile, la CDA vince e resta in corsa per i playoff. Talma Sons, trascinata da una grande Milana, si impone al tie-break a Olbia e porta a casa 2 punti. Così, per quanto riguarda il volley, passando poi all'atletica, Coppa Friuli, a Zuliano vincono Fadi e Rovere, quarto appuntamento il 25 aprile a Tolmezzo. E poi il calcio dilettanti, come sempre, sfida in famiglia, casa De Agostini. Stefano allena il Tamai, il figlio Mattia gioca a Cordovado, in palio il secondo posto. Spero che papà resti con il cerino in mano, così la competizione tra padre e figlio. E poi motori con Alfa
al Rally Bellunese e terza la coppia Bravi Bertoldi. E allora abbiamo terminato la nostra rassegna stampa, vi propongo quelli che sono i programmi della giornata di oggi, dove come sempre il nuovo appuntamento magazine alle ore 10, poi ritorniamo invece in diretta alle 12 con le notizie di nuovo in diretta, pomeriggio calcio, tanti temi insieme a me e al mio ospite con i collegamenti dalla Dacia Arena per parlare di come reagire a questa sconfitta contro il Bologna. Poi ritorniamo ancora una volta con le notizie di cronaca alle 16, alle 19 di nuovo in diretta con le nostre notizie a tema sportivo alle 19.15, ancora il TG di cronaca. Questa sera, in prima serata, invece, ci sarà la serie TV che vedete in sovraimpressione. Allora, io vi saluto, è terminato il tempo per la rassegna stampa, vi ho già ricordato quelli che sono i tanti appuntamenti della nostra emittente, vi lascio come di consueto alle previsioni meteo, una buona giornata, sempre in compagnia di TV12. Amici di TV12, ben ritrovati da Emma Parigi di Trevimeteo. Giornata di martedì con tempo per lo più stabile, assolato sul Friuli Venezia Giulia. Come osserviamo, vi saranno cieli sereni tersi sul territorio. Un clima ancora gradevole nelle ore pomeridiane, ma con temperature diurne e anche minime in progressiva diminuzione, complice l'affluire di aria più fredda dal nord Europa. Ora uno sguardo più in dettaglio cosa ci attenderà tra Pordenone e Udine. Situazione meteo analoga, tranquilla, ampi spazi di cielo sereno, temperature massime attorno ai 12-13 gradi, valori minimi invece prossimi allo zero, localmente anche inferiori. Ora uno sguardo a cosa ci attenderà su Gorizia e Trieste. Su Trieste soffierà ancora una vivace ventilazione da nord-est e ciò comporterà un calo delle temperature anche localmente sensibile. Valori massimi e minimi piuttosto bassini per il periodo. Per il resto situazione meteo tranquilla, con sole prevalente sul territorio. Per il momento è tutto, per sapere cosa ci attenderà Pasqua e Pasquetta restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.